Uno dei temi fondamentali dell'incontro di questa mattina è quello di salvaguardare il modello balneare italiano. Sì, noi riteniamo fondamentale che il modello che è stato costruito in Italia per la balneazione organizzata sia un modello che va tutelato. È un patrimonio che l'Italia ha e che tutto il mondo ci invidia. Non sarebbe corretto, né nei confronti delle 30.000 imprese che hanno gestito in questi anni un settore portandolo all'eccellenza, ma neanche per il valore aggiunto che è stato creato sul modello della balneazione italiana, cancellarlo da un giorno all'altro. Non possono arrivare grandi gruppi, grandi imprese straniere e rubarci quello che le nostre famiglie in tanti anni hanno costruito. Quello che chiedete oggi anche ai referenti politici nazionali e europei? Ho fatto un conto più o meno, girano intorno alle attività balneari quasi 2 milioni di persone. Se un sindacato difende un'azienda che ha 5 dipendenti, 10 dipendenti o 1.000 dipendenti, noi siamo 2 milioni di dipendenti, a noi chi ci deve difendere? Questo è il punto. Noi siamo qui oggi con le istituzioni, così come abbiamo fatto in tutto il resto d'Italia, dopo aver concluso gli incontri con le forze politiche e istituzionali a livello parlamentare. E quindi chiediamo, prima di arrivare a una riforma che è necessaria, che si possa effettuare una mappatura delle coste italiane. Questo è l'elemento più importante per capire quanti pesi e quante concessioni ci sono oggi esistenti su tutto l'arco costiero italiano e soprattutto capire quante altre possibilità di concessioni si possono concedere per mantenere in equilibrio due principi. Uno è quello di aderire a ciò che ci chiede l'Europa e quindi della concorrenza e dare possibilità anche a nuovi imprenditori di poter sviluppare la propria impresa sul demanio. E l'altro principio da mantenere in equilibrio è proprio la tutela e la salvaguardia dell'attuale modello balneare.